Sei pronto a ridere con queste barzellette su polizia e ladri? Un ladro viene fermato da un poliziotto che gli dice: ho una buona e una cattiva notizia per te. Quale vuoi sentire per prima? Il ladro risponde: la buona. E il poliziotto: i tuoi impronte digitali non corrispondono a nessun criminale conosciuto. Poi il ladro chiede: e la cattiva notizia? E il poliziotto: le tue impronte corrispondono a quelle sul gioiello rubato. Un ladro entra in una casa e sente una voce che dice: Gesù ti sta guardando. Si gira spaventato e vede un pappagallo. Il ladro chiede: chi sei? E il pappagallo risponde: mi chiamo Mosè. Il ladro ride e dice: che idiota ti chiama Mosè? E il pappagallo: lo stesso idiota che chiama Gesù il Rottweiler. Un poliziotto trova un ladro vicino ad una macchina con un grimaldello in mano. Il poliziotto gli dice: ehi, cosa stai facendo lì? E il ladro risponde: beh, ho perso le chiavi della mia macchina e sto cercando di aprirla. Il poliziotto, ingenuo, risponde: ah, va bene allora. Hai bisogno di aiuto? Un ladro entra in una casa e vede una vecchia signora. Lei gli dice: sono la suocera del proprietario. E il ladro risponde: perfetto, mi aiuti a portare fuori la TV? Un poliziotto ferma un ladro che ha appena superato un semaforo rosso. Il poliziotto chiede: perché hai passato il semaforo rosso? E il ladro risponde: perché mio fratello ha passato il verde e non volevo perderlo. Un ladro entra in una gioielleria e ruba un orologio. Poi si gira e vede un poliziotto che lo sta guardando. Il ladro dice: ehi, vuoi sapere che ore sono?